Buongiorno, oggi a Ti leggo un libro di Laura Bruno, parliamo di una scrittrice, Simonetta Agnello Orbi. Simonetta Agnello Orbi è una donna che io amo in modo particolare per la sua forza d'animo, la sua grande forza morale e per la sua enorme bravura letterale. Ha sempre cercato di legare la sua professione di avvocato e la sua scrittura all'impegno verso i minori, verso la violenza domestica, verso gli emigrati. La sua è una letteratura di impegno civile, così come l'è stata, la letteratura di Pirandello, Verga, Sciascia. È una donna che mette il cuore sia nella professione giuridica che in quella letterale, e questo fa sì, che il lettore venga totalmente trasportato nei suoi libri, nel mondo che racconta. Nel suo mondo. In questa sezione vi leggerò una piccola pagina del suo libro Caffè Amaro, una pagina che parla di bellezza, di divulgazione di bellezza e di cultura. A Palermo mancava un museo archeologico dove esporre le meraviglie trovate in Sicilia, mentre a Parigi, Londra e Berlino erano stati costruiti musei monumentali e modernissimi per esibire i reperti acquisiti nel corso degli anni. Sono nostri, li hanno presi qui, da noi, spesso trafugandoli. Loro sì che li apprezzano, noi invece li teniamo in vecchi conventi e addirittura in cassi di legno e scatoloni, all'interno di seminari in disuso. Se la nostra collezione si arricchisse ancora, vorrei donarla allo Stato, per il bene di tutti, ma a condizione che abbia una sede degna. Altrimenti ce la godremo noi, nei nostri salotti, ma li apriremo al pubblico. Conoscere e ammirare ciò che è bello contribuisce al benessere dell'animo umano. La bellezza è un elemento fondamentale della vita, bisogna condividerla. Io, con la lettura di questa piccola pagina sulla divulgazione della bellezza e della cultura, vi saluto, vi aspetto alla prossima lettura e mi raccomando, condividete. Cliccate mi piace e seguitemi anche sulla pagina Facebook. Ciao, alla prossima!